Bene, buonasera a tutti, benvenuti al nostro seminario sulla Blue Economy. Sono Vittorio Favetti, sostituisco il presidente Vladimiro Rambaldi che purtroppo a causa di un imprevisto questa sera non ha potuto essere con noi come avrebbe desiderato. Vi porto i suoi saluti, vi saluto a mia volta, saluto i relatori che sono qui con noi questa sera, li ringrazio per le loro testimonianze importanti. Ringrazio anche tutti gli ospiti, gli spettatori che questa sera ci ascolteranno. Ha ripreso l'attività del Comitato Torino Finanza dopo la pausa estiva. Prossimo appuntamento sarà verso fine ottobre, primi di novembre, sulla nuova normativa di bilancio. Invito tutti coloro che sono interessati a seguire le nostre iniziative a iscriversi sul gruppo LinkedIn, che si chiama appunto Comitato Torino Finanza, dove vengono pubblicate tutte le nostre iniziative e possono quindi essere aggiornati tempestivamente sulle novità. Ringrazio tutti nuovamente e passo la parola all'amico Michele che inquadrerà il tema e avvierà il seminario. Buon lavoro a tutti. Grazie Vittorio, sono Michele Porfido della Porfido & Partners, ringrazio Torino Finanza per l'opportunità di fare questi webinar a tema molto importanti, ringrazio tutti chiaramente gli ospiti, ma devo ringraziare in particolar modo Citywire che ha iniziato con noi una collaborazione, tempo fa una collaborazione semplicemente di media sponsor e oggi invece è proprio anche fattiva con la partecipazione con Roberta Mezzachiodi che è una giornalista che in realtà condurrà tutto l'evento e introdurrà tutti i relatori. Quindi vi ringrazio e lascio la parola a Roberta e ringrazio ancora tutti. Grazie Michele. Sì, mi piace inaugurare questo momento con un tema importante che è appunto la Blue Economy e ringrazio l'invito e l'opportunità di approfondire attraverso veramente tre voci su questo tema. E quindi partirei con il primo guest speaker che è Ian Packner, che è segretario generale di One Ocean Foundation e che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Benvenuto Ian. E oggi cosa parleremo? Parleremo con ci aiuterà a capire qual è la mission, il focus della fondazione, il valore del mare, perché il mare, insomma, nella nostra vita ci rappresenta il 71% della superficie terrestre. C'è un ritorno? Sì, scusate, c'è un ritorno. Sì, mi sembra che. Pronto? Sì, mi sentite? Sì. Ecco, dicevo il mare, abbiamo risolto anche questi problemi tecnici, fanno parte del mondo virtuale e dicevamo che appunto, e per cui il mare e il suo ecosistema sono una risorsa fondamentale non solo per lo sviluppo economico ma anche per la nostra stessa vita. E ne parliamo con Jan Packner e vediamo se ora riesce a collegarsi. Allora, stiamo cercando di creare. Adesso meglio? Va meglio? Aspetta, non sento più niente. Mi senti? Aspetta, io non vi sento, però voi mi sentite? Noi È un sentiamo segnale, perfetto. perfettamente. Partiamo così, ok, sarà un po' un... Partiamo così Va e bene. lasciamo, Allora, ecco. grazie mille per l'invito, soprattutto per la possibilità di parlarvi un po' su questa tematica che chiaramente a noi sta molto al cuore. Siamo stati 2 giorni fa a Milano, abbiamo fatto il nostro evento molto importante, si chiama One Ocean Summit. Ci sono un po' di materiali anche sul nostro sito per chi è interessato un po' in questa tematica, di approfondire certi argomenti che spero che riesca un po' a accennare oggi, diciamo, sull'importanza che ha il mare su tutti noi, come tu hai giustamente un po' introdotto. Senza il mare non ci sarebbe la vita, probabilmente, no? Nasce tutto lì. Perciò c'è un collegamento forte e questo è un po' il primo messaggio, che oggi è tutto collegato. Perciò quando parliamo di sostenibilità, quando parliamo di CO2, di clima, di global warming, è tutto collegato, tutti gli ESG sono collegati. Perciò l'oceano credo che negli ultimi tempi ha ricevuto, meno male, più visibilità di quello che ha avuto nel passato, proprio perché si rende conto che tutto ruota intorno all'oceano. Quando parliamo
un po' dell'impatto su numeri concreti. 50% dell'ossigeno che tutti noi risparmiamo arriva dal mare. Noi ancora nelle scuole abbiamo imparato dell'importanza dei alberi, che è giustissimo, no? E infatti è tutto collegato con il grande polmone dell'Amazzonia, giustissimo, però c'è il mare che ci fornisce il 50%, con fitoplancton, con tutti questi piccoli esseri viventi che ci sono. Il mare regolarizza il nostro clima. Senza il mare la nostra temperatura oggi sarebbe già, con il global warming, sarebbe molto più alta, perché il mare assorbe o ha assorbito fino adesso un terzo del CO2 che è stato emesso. Perciò purtroppo con effetti anche negativi proprio sull'oceano, sul mare, perché l'acqua si sta scaldendo, il pH, l'acidità del mare sta cambiando, che poi crea un impatto automaticamente su microorganismi, e sono tutti, è tutto a catena, no? Poi ci sono chiaramente tutti i fornitori, anche quando parliamo di blue economy, tutte le risorse ittiche, purtroppo già il 90% delle risorse ittiche sono fortemente in danger, non so come dirlo in italiano, però sono o già pescati troppo o praticamente sono ridotto a zero, che è un dato più di allarmante. Abbiamo le risorse, l'acqua che sta fortemente è in pericolo. Perciò purtroppo dobbiamo renderci conto che mentre prima si pensava, guardando questo mare, questo oceano, il grande blu, che è una risorsa illimitata, invece non è così. Ci rendiamo conto che in veramente poco tempo questa risorsa è molto limitata invece, no? Come tante altre risorse. E lì andiamo sull'impatto, diciamo, di tutti noi. Chiaramente noi abbiamo puntato dall'inizio come fondazione sul mondo delle aziende, perché crediamo fortemente nel cambiamento che può essere l'azienda stessa, la parte corporate, la parte industria, deve essere un player molto importante in questo cambiamento, sulla sostenibilità. E noi siamo qui per aiutare a questo cambiamento, questa è un po' la mission della nostra fondazione, cerchiamo di essere una piattaforma per questo cambiamento. E noi crediamo fortemente che anche la scienza deve essere affiancata in questo cambiamento, nel senso, se uno spesso purtroppo vuole magari anche far bene, però parte da emotive, forse rischia di sbagliare, perciò o fai delle corse, magari investi in risorse che non sono molto, molto utili al fine. Perciò noi, uno dei consigli che facciamo, affiancatevi ai consigli, diciamo, di un comitato scientifico, come l'abbiamo anche noi, proprio per rischiare meno e per far sì che questi investimenti che vengano fatti nella direzione giusta. Il mare, parliamo di blue economy, oggi come tematica, noi guardiamo la blue economy, diamo alla blue economy una definizione forse un po' diversa, nel senso non è solo l'economia che con tutto quello che gira intorno al mare in maniera diretta, ma noi guardiamo la blue economy con tutta l'economia che ha un impatto sul mare, è diverso, no? E lì andiamo quasi su tutte le industrie, perché quasi tutte le industrie nel loro ciclo o produttivo o nella loro catena, nella loro supply chain, usano l'acqua come risorsa in qualche maniera. Anche quando sei lontano dal mare, comunque hai un impatto, come tutti noi, a casa nostra. Abbiamo la lavatrice, abbiamo la lavastoviglia, ci puliamo i denti, eccetera. Tutti noi abbiamo un impatto in qualche maniera. Perciò questo è importante rendersi conto. E poi da lì si fa ognuno un po' la sua analisi nella sua azienda, realtà, cercando di, uno, rendersi conto qual è il mio impatto oggi, magari anche facendo una fotografia, perché il mare o l'impatto sull'acqua forse non era così tanto nel focus ultimamente, nel senso era molto concentrato tutto sul CO2, giustamente. Il cambio climatico ci ha voluto più di 20 anni per entrare proprio nella casa di ognuno di noi. Oggi, meno male, questo è stato fatto, però
purtroppo manca poco tempo. L'oceano, adesso abbiamo questa decade dell'oceano dal 2020 al 2030, dalle Nazioni Unite, è un wake up call per tutti su questa emergenza e credo che è proprio il momento giusto per portare la sostenibilità proprio al centro, diciamo anche sulla parte strategica delle aziende. Credo che con questo, chiamiamolo rinascita un po' dopo il percorso del Covid, negli ultimi anni credo che per l'Italia, per l'industria italiana soprattutto, questo può essere un fattore importante di anche su questo, sia a livello competitivo, però anche perché è giusto farlo, nel senso, no, l'Europa ce lo chiede, stanno arrivando tanti fondi in questa direzione e credo che sono proprio lì dove gli investimenti devono andare. Proprio l'Italia, essendo circondato dal mare, ha delle opportunità molto importanti su questo fattore. Ci sono dei goal a livello internazionale, delle target che sono molto specifici, c'è anche il 30-30, cioè nel 2030 di avere un 30% della superficie del mare protetto, proprio come aree marine protette, e già questo sarebbe fantastico se si riesce a arrivare a questi target. C'è un altro target che si focalizza su questi investimenti, noi lavoriamo molto con altri ONG, anche con altre piattaforme, e il progetto più importante su quale noi ci siamo focalizzati negli ultimi 3 anni l'abbiamo analizzato insieme con, ho realizzato insieme con Stabocconi e con McKinsey, proprio parlando del mondo delle aziende, era un sistema un framework di rating per le aziende, perché è solo quello che puoi misurare effettivamente puoi gestire. Questo è un vecchio detto un po' manageriale, però è la realtà e credo che vale anche per la parte, quando parliamo di sostenibilità, perché spesso poi si perde eventualmente in cose che non puoi effettivamente misurare, sono tutte belle idee, belle azioni, però poi di poco impatto. Invece noi abbiamo analizzato i vari framework che esistono oggi, partendo dal nostro esempio che rimane il CDP, il Carbon Disclosure Project, e abbiamo visto che per le aziende, anche quelle più virtuose, purtroppo manca oggi la possibilità di potersi paragonare con quello che stanno facendo verso altri nello stesso settore. Perciò quando uno fa il suo bilancio di sostenibilità, che meno male oggi viene richiesto fortemente, quello che manca proprio per l'impatto sull'acqua, parlo più dell'acqua, dell'oceano, perché è tutto collegato, comunque non esiste oggi un framework dedicato a questo chiamiamolo SDG 14, cioè il Life Below Water, che è il goal delle Nazioni Unite. E lì abbiamo cercato di riempire questo spazio principalmente per 2 motivi. Uno, per le aziende, aiutando le aziende di paragonarsi uno fra l'altro. E abbiamo visto che comunque un buon 25% già oggi, in assenza magari di leggi specifici su questo settore, comunque le aziende si rendono conto del loro impatto e stanno facendo qualcosa. Purtroppo rimane un gran percentuale di aziende che sono ancora indietro su questo. E noi crediamo che proprio una misurazione, un standard di reportistica che automaticamente chiede anche la trasparenza dei dati è fondamentale. Perciò noi abbiamo cercato di riempire questo vuoto, l'abbiamo presentato 2 giorni fa alla Borsa di Milano durante il One Ocean Summit, questo framework. Siamo partiti con le prime 3 industrie, che uno è cantieristica, poi l'iticoltura, la pesca,
e poi la fashion industry, cioè sul tessile. Siamo partiti con questi tre framework che sono state presentate. La difficoltà che abbiamo chiaramente affrontato è che mentre sulla parte CO2 esiste una formula ormai abbastanza conosciuta e divulgata, diciamo, di fare un calcolo dell'impatto delle emissioni. Purtroppo, quando si parla poi dell'impatto sul mare o sull'acqua, ogni industria chiaramente ha un impatto molto diverso. E lì parliamo proprio di impatto diretto e indiretto, che può essere che coinvolge poi aziende che magari in prima visione non hanno nulla a che fare con il mare, perché eventualmente sei a 300 chilometri all'interno e fai tutt'altro, no? Però purtroppo comunque la tua attività, parliamo del tessile per esempio, può avere un fortissimo impatto sull'oceano. Possono essere fibre, microplastiche, quando ognuno si mette nella lavatrice, eccetera, eccetera, no? O la parte chimica che ti serve per i fili. Perciò possono essere sia impatti diretti o indiretti. Noi abbiamo cercato di analizzare per tutte queste industrie le loro, noi le abbiamo chiamato pressure points sull'oceano, cioè quali sono i punti di stress che creo, perché chiaramente il tessile è diverso dall'agricoltura, diverso dalle altre industrie, e per un'industria abbiamo cercato di definire in maniera verticale questi criteri, e allora siamo partiti con questi tre con queste tre industrie. Siamo in una prima fase, perciò cerchiamo adesso aziende che sono pronte a testare questo framework insieme a noi, perciò questo è anche un appello a chi ci ascolta, chi è interessato in questo lavoro di collaborare con noi. Siamo ben felici e aperti a questa collaborazione, perché vogliamo che questo diventi una cosa aperta e soprattutto deve servire alle aziende in primis, poi in seconda fase chiaramente anche probabilmente investitori che oggi ce lo stanno chiedendo. Quando si parla di investimenti in diverse aziende, anche loro vogliono avere un metro di paragone credibile, misurabile, e visto che questo framework che abbiamo creato, stiamo cercando di creare, è fortemente è stato anche influenzato dal nostro comitato scientifico, chiaramente la prima cosa che deve essere credibile, no? Con quello che poi viene promosso. Perciò lì abbiamo scelto la Borsa di Milano appositamente, perché chiaramente ha un impatto forte, che era sull'impatto della finanza, che noi crediamo è fondamentale per questo cambiamento verso la sostenibilità. Perché poi, quando si vede annunci come il CEO di BlackRock, no? Che ha mandato la sua lettera, la famosa lettera ai vari investitori, credo è importante avere questo, la finanza, dove investe la finanza, è fondamentale. Perciò noi crediamo fortemente in questa piattaforma, cerchiamo di divulgare l'importanza dell'oceano per tutti i business, per tutti i settori, e questo è un po' il nostro messaggio. Questo è un po' il lavoro che stiamo portando avanti a livello, siamo partiti dall'Italia, però chiaramente internazionale. Questo è un po'... Adesso io però, aspetta, non sentendo voi, devo fare un po' una magia qui. Aspetta un secondo. Certo. Io vi sento, Ian, grazie, perché ci hai offerto veramente una view del grande lavoro che state facendo. E qualche domanda con te? Grazie, ma in ecco. Ho qualche domanda per te, ma passerei, se tu hai finito, a presentare l'altro guest speaker, e poi ci ritroveremo con approfondendo qualche cosa con te. Allora, quindi grazie quindi a Ian. Passo ora a Mario Cribari, che è partner responsabile strategia e ricerca di Blue Star Investment Management.
Parliamo di blue economy e la definizione che conosco io, poi correggetemi se sbaglio, no? È che diciamo non richiede alle aziende di investire per salvare il pianeta, ma punta a produrre dei zero rifiuti pericolosi e quindi a creare dei maggiori profitti utilizzando però un minore di investimento di capitale, quindi una sorta di blue thinking. Allora nel tuo intervento penso che ci dirai quali sono i miti da sfatare, insomma è un win-win o sarà una promessa che riusciremo a portare avanti? Quindi lascio la parola e do il benvenuto a Mario Cribari su questo punto. Sì, grazie, buonasera a tutti. Una conferma, vedete la presentazione di cui ho fatto lo sharing? Perfetto. Ecco. Sì, quindi, io la vedo bene, sì. Benissimo. Quindi grazie, approfitto adesso due secondi per un ringraziamento a chi ha organizzato questo webinar, per l'invito che ci è stato rivolto e sicuramente per l'opportunità di essere coinvolti in una discussione, in una tematica innovativa, molto innovativa come questa, visto che da sempre l'innovazione fa parte del DNA di Blue Star. Partendo appunto da questa slide, che cos'è la Blue Economy? La definizione della World Bank lo dice in maniera estremamente chiara, quindi l'uso sostenibile delle risorse dell'oceano per fini economici, per la crescita economica, migliorare la vita delle persone e l'ecosistema degli oceani. Quindi qua ci sono secondo me tre parole chiave fondamentali che fanno sì che questo tema sia estremamente interessante a 360 gradi. Quindi c'è l'aspetto economico che è fondamentale, perché alla fine siamo anche qui per gestire e quindi per portare del valore aggiunto agli investitori, però c'è anche un aspetto sociale molto importante e un aspetto ecologico che è sempre più centrale, diciamo, anche nella finanza che non è più fine a se stessa, ma che è sempre più, oltre a dover chiaramente produrre dei risultati, è sempre più legata alle esternalità positive che essa crea nel mondo sociale ed appunto ecologico. E poi una definizione un po' più ampia della WWF, che è quella che dice appunto che la Blue Economy vuole all'obiettivo di quello di portare dei benefici sociali ed economici per le generazioni presenti e future, proteggere l'ecosistema basandosi sulle nuove tecnologie. Per andare un po' più sul concreto, il tema del Global Ocean vede assets valutati in 24 trilioni di dollari, quindi comunque assets estremamente importanti, divisi un po' nella produzione diretta, nella funzione fondamentale di assorbimento del CO2, visto che, come c'è stato detto dal relatore precedente, il 30% circa del CO2 è assorbito dagli oceani e gli oceani contribuiscono alla stabilizzazione della temperatura in una maniera assolutamente importante. Poi chiaramente tutto ciò che ha a che fare con la produzione dell'ecosistema marino e anche delle zone costiere, poi molto importante soprattutto in questo periodo, visto che non passa giorno in cui non si parla di shipping rates che esplodono per motivi che ben conosciamo. Il mare permette anche, aiuta anche tutto ciò che è il trasporto e il commercio internazionale. Se in questa slide del World Economic Forum, se potessimo paragonare il PIL teorico prodotto dagli oceani in paragone ai maggiori paesi mondiali, vedremmo che il PIL prodotto dall'oceano è addirittura superiore a quello italiano e poco sotto rispetto a quello francese o UK. Quindi stiamo parlando effettivamente di interessi
anche economici estremamente importanti. La cosa estremamente interessante della Blue Economy è che è coerente con addirittura 5 goal delle Nazioni Unite, quindi che sono il Clean Water and Sanitation, l'Affordable and Clean Energy, Life Below Water, che è poi centrale, la Responsible Consumption e il Climate Action. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire due cose. Innanzitutto che l'universo, come vedremo, della Blue Economy è molto ampio e vedremo assolutamente investibile, e d'altra parte allo stesso tempo vediamo che riuscendo in qualche modo ad investire e facendo anche dell'engagement sulle società, riuscendo a rispettare questi 5 principi, siamo anche assolutamente compliant con quello che ormai sta diventando sempre di più lo standard finanziario, vale a dire il perseguimento di questi obiettivi fissati dalle Nazioni Unite. In questa slide ci riferiamo ad un paper molto interessante di Credit Suisse, che ha fatto un'inchiesta, e vedete che sulla base di questa inchiesta la domanda era: quali sono i settori che costituiscono a vostro parere la Blue Economy? Vedete che ce ne sono molti, e noi abbiamo indicato quelli che sono assolutamente, a nostro parere, investibili, quindi come ad esempio tutto ciò che fa parte della maricoltura o acquacoltura, le energie alternative legate al mondo dell'acqua, dell'oceano, quindi all'integrazione tra le energie rinnovabili e la blue economy, e qua ci si riferisce ad esempio, solo per fare degli esempi, a quello che è l'idrogeno verde, che fa parte oramai in Europa del Green Deal Package, quindi se ne parla sempre di più, oppure ad esempio a quello che al campo della produzione di energia proveniente dal moto ondoso, oppure alle biomasse. Quindi questo è solo un esempio di aspetti legati al clean energy che possono essere legati direttamente all'ambiente marino. Poi c'è chiaramente l'ambito della pesca sostenibile, che è estremamente importante, l'ambito del riciclo e della minimizzazione del management dei rifiuti, e quindi in questo caso ci si riferisce soprattutto all'inquinamento delle plastiche e quindi alla sostituzione delle plastiche. Poi abbiamo il turismo, tutto ciò che è turismo e tutto ciò che è turismo della parte costiera, la parte fondamentale, come dicevo prima, del carbon sequestration, quindi tutti questi sistemi costruiti sul mare, sugli oceani, che permettono di assorbire anidride carbonica, visto che quello dell'anidride carbonica sappiamo che oramai è diventato un goal di tutti, almeno a parole, poi però bisogna far sì che a questo seguano i fatti, e certamente la Blue Economy potrebbe permettere il raggiungimento di questo obiettivo. E poi, come dicevo prima, tutta la parte legata ai porti, alle attività commerciali legate ai porti, al trasporto e al commercio internazionale. L'altra domanda che è stata fatta: quali sono le asset class che potrebbero avere a che fare, con la Blue Economy? Praticamente tutte, come vedete in questa slide. Chiaro che qui si potevano dare multiple choices, però vedete che chiaramente al primo posto c'è l'impact investing, e questo è un aspetto molto interessante che bisogna considerare nel momento in cui un fondo chiaramente ha un obiettivo di ritorno, ma potrebbe anche avere un obiettivo di engagement, e quindi costituire una esternalità positiva, per cui la finanza ha anche un impatto diretto sull'economia o sull'obiettivo di raggiungimento ecologici, ad esempio.
chiaramente thematic investing, questo è chiaro, poi vabbè c'è addirittura la parte sul fixed income e poi la parte che a noi interessa di più, la parte listed equities, che è anche estremamente importante. In un'altra domanda è stato chiesto quali potrebbero essere i top drivers degli investimenti nella blue economy. Al primo posto, come giusto che sia, l'effetto positivo sulla performance finanziaria, poi chiaramente c'è l'esternalità positiva dei benefici positivi per la società e per l'ambiente, la contribuzione come abbiamo detto prima, al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite, e poi anche comunque con una buona percentuale il fatto che le società del settore potrebbero essere anche interessanti da un punto di vista di crescita, e questo è estremamente importante perché nel mondo di oggi, che è un mondo ESG, dove effettivamente per certi aspetti l'ESG è molto anche una moda, bisogna poi essere sicuri che effettivamente l'ESG sia compatibile non solamente con i risultati performance in termini borsistici, ma anche con i risultati finanziari delle aziende stesse che operano sulla base di questi principi. Quindi questo è un aspetto cruciale, e sono molto contento del fatto che One Ocean abbia contribuito, sta contribuendo a fornire un sistema di rating che sia chiaro, che possa uniformare, specifico nel settore, che possa essere usato per analizzare società che siano compliant o non compliant, con un occhio però effettivamente alla possibilità che queste società siano anche interessanti dal punto di vista, diciamo, della loro redditività. Quindi questo è un po' la parte più tecnica, per cui sicuramente quello che possiamo dire e che il tema, oltre che essere estremamente affascinante, interessante, molto vicino anche alla vita di tutti noi, come è stato già ben detto in precedenza, è certamente anche potenzialmente un tema investibile, con un universo di investimento estremamente ampio. Noi abbiamo fatto un calcolo e abbiamo visto che ci sono almeno ci sono almeno 15 sottosettori che potrebbero rientrare nel novero della definizione di blue economy, e 6 macro settori che potrebbero essere sintetizzati nel cambiamento climatico, nella pesca sostenibile, nello shipping, nella biotecnologia marina, nel turismo e nell'economia circolare. Quindi un tema molto trasversale, anzi forse da certo punto di vista troppo trasversale, per cui poi sarebbe poi compito anche del portfolio manager cercare di fare un focus su quello che effettivamente è rilevante, ma noi siamo sempre molto contenti come gestori dal fatto di poter avere un universo investibile decente, liquido, ampio, per poter poi fare delle scelte di portafoglio che possono ovviamente alla fine essere anche, costituire anche un risultato finanziario positivo per gli investitori. Riprendo il video, grazie Mario per il tuo intervento, poi che mi ha stimolato alcune domande, ma passerei all'ultimo guest speaker, poi vi farò le domande a finire, e quindi passerei a Mario Romano, che è direttore investimenti di Sella SGR, e parleremo di acqua come un investimento liquido, no? Ne accennava poco fa nel suo intervento Ian del fatto che la risorsa acqua è in danger, è in pericolo, e quindi in quanto scarsa potrebbe quindi avere un valore crescente nel tempo. Però io mi chiedo anche tutte quelle imprese che poi lavoreranno intorno all'impiego e riutilizzo dell'acqua, con un grosso anche impatto tecnologico, imprese quindi che andranno a investire in questo settore, per cui insomma l'acqua come investimento si presta ad essere sempre più interessante. Quindi lascio la parola a Mario per
per spiegarci dove andate a vedere il valore in questo tipo di investimento. Grazie, buongiorno a tutti. Chiedo solo conferma della che si veda la vediamo e ti sentiamo. Perfetto. Sì, innanzitutto spero di non ripetere cose dette da chi mi ha preceduto, quindi cercherò anche di cambiare un po' la scaletta che mi ero immaginato, ma proprio per non ripetere cose già dette. Abbiamo giocato con il titolo dell'intervento un po' sull'idea che l'acqua o il mare o comunque tutto quello che di cui stiamo parlando sia e possa diventare un investimento liquido, nel senso che appunto noi diamo a un investimento che possa essere semplice da raggiungere, da inserire in portafoglio, da liquidare quando l'investitore o comunque il gestore, in questo caso, abbia voglia di uscire per cambiare strategia. Perché molte delle cose che sono legate all'investimento legato appunto all'acqua e nel suo in generale, quindi non soltanto al mare, ma insomma condivido l'idea che la blue economy sia più legata più che al mare in senso stretto a tutto quello che attiene alla nostra vita e in ultimo all'inquinamento che possiamo generare anche da comportamenti che abbiamo noi a 200 km o 150 km di distanza dal mare, e quindi l'utilizzo dell'acqua l'attenzione all'inquinamento è in ultima analisi un comportamento che fa bene al mare nel suo complesso. Quindi abbiamo pensato proprio partire da questa considerazione, e l'investimento legato all'acqua richiama subito l'investimento diciamo del settore degli acquedotti, utilities. Quindi si immaginano delle strutture molto, molto grandi che sono difficili da intercettare per un investitore tradizionale, investitore retail. E invece, ecco, questo è l'aspetto positivo di quest'epoca, molti degli investimenti di cui parliamo sono stati inseriti in strumenti che sono facili di accesso. Si parla spesso di ETF, si parla spesso di fondi, ma si può anche accedere direttamente andando ad acquistare o sottoscrivendo delle obbligazioni o delle azioni che sono quotate e che sono quindi ci danno quindi la possibilità, come investitore grande o piccolo, comunque ad arrivare al tema che ci interessa. C'è un'altra cosa che è tipica proprio di quest'ultima fase o della fase che stiamo vivendo in questo periodo. Si è passati ad un certo punto dall'investimento settoriale, che era una cosa che valeva qualche anno fa, quando io ho iniziato il mio mestiere, si parlava del settore auto, del settore telecom e via così, quasi voi tutti lo ricorderete. Si è passati poi a parlare dell'investimento tematico. Ora la differenza è netta. Se pensiamo per esempio al settore auto, che è molto semplice da spiegare, quando si parla del settore auto si immagina di investire nel settore di chi produce auto o di chi produce quelle componenti del settore auto. Se invece parliamo della tematica della mobilità, improvvisamente ci troviamo ad avere un universo investibile molto più ampio, perché si parla sempre di auto, si parla sempre di veicoli, ma si parla anche per esempio di alta tecnologia, si parla di 5G, perché l'auto che immaginiamo del futuro e neanche tanto lontano, anzi spesso anche già del presente, sono auto che si guidano da sole, che hanno un'assistenza tecnologica alla guida che richiede l'utilizzo appunto non soltanto di 5G ma di sistemi ottici, eccetera eccetera. Quindi si passa, si allarga e si va in altri settori. Quindi l'investimento tematico oggi è un investimento multisettoriale. Nel caso specifico la Blue Economy, o comunque quella, anche qui abbiamo giocato un po', forse il blu è il nuovo green, no? Noi parliamo sempre di green economy, forse dobbiamo parlare proprio perché per la pervasività e la presenza dell'acqua nella nostra vita, forse più di blue economy da qui in avanti. Ecco, attiene ad una serie di settori, una serie di sottotemi che sono relativi alla gestione dell'acqua, ma anche per esempio tutto il tema legato all'alimentazione. Questo è un argomento che fino a qualche anno fa era veramente trascurato da chi faceva il nostro mestiere, cioè pensare alla pesca, pensare all'acquacultura, era una cosa così lontana che veramente non era proprio nei radar, se non
nella quota parte di alcune società grandi che venivano a, che avevano interesse in quel settore. Oggi, con il cambiamento e l'attenzione alla salute, si parla molto di più, per esempio, dell'utilizzo della risorsa che viene dal mare, non soltanto il pesce, ma inteso come appunto il cibo in senso stretto, ma anche l'utilizzo di alghe per usi alimentari. E quindi tutto questo ha portato al fiorire di aziende piccole che diventano un po' più grandi e che forse sono il futuro, anche dal punto di vista della crescita, in una parte del settore legato all'acqua. Poi c'è tutto il tema dei trasporti, forse questo è l'aspetto più difficile da intercettare oggi in senso di sostenibilità, perché mentre sappiamo bene che sull'acqua vengono trasportate la gran parte delle merci che arrivano da molto lontano, abbiamo visto per esempio di recente, no, il caso del canale di Suez, no? Improvvisamente ci scopriamo che passa tutto di lì, o molto passa di lì. Ecco, questa parte è quella più, per esempio, più lontana dalla sostenibilità. C'è molto inquinamento legato al trasporto su nave, ma c'è anche un'altra parte che è quella legata, per esempio, allo smaltimento delle navi che vengono dismesse, quindi al riciclo dei metalli o dei materiali che vengono dalle navi che non vengono più utilizzate. Qui ci sono delle immagini che tutti quanti abbiamo ben in testa di questo cimitero di navi che arrugginiscono. Quindi è veramente un tema molto, molto importante da affrontare, che verrà seguito nei prossimi anni. C'è poi ovviamente il tema dell'energia, ma qui ne avete parlato prima, le infrastrutture, lo sappiamo, ecoturismo. Qui si è già fatto molto, perché alcune aziende del settore stanno già ipotizzando, proponendo e suggerendo ai loro clienti, ai turisti, insomma, che comprano i pacchetti viaggio, di appunto seguire un certo tipo di turismo che tenga conto della risorsa mare, che la rispetti e che quindi indirizza verso questo tipo di scelta. Quindi, poi c'è il tema del riciclaggio dei rifiuti, questo è un altro argomento molto importante, però le cose si stanno evolvendo in varie direzioni e quindi ci danno anche molte possibilità di investimento. Tant'è che abbiamo provato in questi giorni, preparando le slide per questo incontro con i colleghi, abbiamo visto quante società che operano nel settore degli investimenti, l'industria del risparmio gestito, che direi ha risposto in maniera molto attenta a tutte le sollecitazioni che vengono dalla sostenibilità, e ne avete parlato anche voi prima, molte si sono già posizionate nel grande tema dell'investimento della Blue Economy. Abbiamo provato a rappresentarlo con questi insiemi, perché la Blue Economy di fatto unisce o si sovrappone o comunque tocca più temi che sono già un po', come dire, un patrimonio comune dei nostri investitori, perché se pensiamo all'acqua e all'utilizzo ai rifiuti, alla gestione dei rifiuti, è un tema già conosciuto da molto tempo. L'economia circolare è un argomento già trattato, già presente nei portafogli dei nostri clienti. In Italia poi siamo particolarmente avanti su questo argomento. Poi c'è tutto il tema dell'ambiente, e qui è un argomento già trattato, o meglio già seguito da molti investitori e da molte società del settore. E poi c'è il cibo, che forse, come dicevo, è uno degli ultimi ad entrare in gioco, ma che appunto nella parte centrale trovano tutto quanto un punto di contatto nella blue economy. Sono tutti quanti nomi, non vogliamo fare la pubblicità a tutti, però come vedete sono molte società che hanno intercettato questa fase storica, che dicevo è di passaggio dal settoriale al tematico, da una parte, poi c'è tutto l'argomento legato alla sostenibilità. Qui è la novità degli ultimi anni, ma da pochi mesi è entrata in vigore una nuova normativa che sta aiutando un po' il settore a trovare un ordine. Ci vorrà ancora un po' di tempo, perché anche dal punto di vista proprio della definizione al rigore, ecco, della classificazione dei vari strumenti, non c'è ancora pieno allineamento, però diciamo che le aziende, le società che si occupano di creare strumenti come questi, come fondi, si sono già un po' allineate, ma la normativa arriva perché l'esigenza di avere investimenti sostenibili, di avere investimenti che siano attenti all'ecosistema,
nel suo complesso, ma anche ad altre cose, quindi la famosa sigla ESG, ecco, è sempre più diffusa, quindi c'è una richiesta, una domanda crescente da parte degli investitori istituzionali, ma anche privati, che sono sempre più attenti, non soltanto nei loro comportamenti finanziari, ma anche nei loro comportamenti di spesa, e quindi sono più attenti a privilegiare aziende che abbiano comportamenti virtuosi, e quindi l'azienda che ha una filiera produttiva certificata, tracciata, oppure chi evita di far costruire in un certo posto, in una certa zona, utilizzando certi strumenti o certe o manodopera di un certo tipo, magari accetta costi superiori, ma viene privilegiata dal consumatore. Ecco, tutti questi temi stanno entrando nel nostro vissuto di tutti i giorni. Non dico, la pandemia, insomma, lo sappiamo, ha un po' accelerato questo processo, perché c'è stata un'ulteriore sensibilizzazione su questo. Quindi le aziende colgono questa richiesta che viene dal risparmiatore, ma anche dal consumatore, e quindi si indirizzano verso un atteggiamento più sostenibile nella produzione dei loro beni e servizi. La parte della finanza è fondamentale, perché mette in contatto i vari mondi, mette in contatto i risparmiatori, mette in contatto gli investitori con le aziende che hanno bisogno poi degli investimenti proprio per ulteriormente indirizzare la propria produzione verso certe tematiche, utilizzando appunto la sostenibilità. Io qui ho provato nelle ultime due slide, ma rapidissimamente, a far vedere alcuni dei nostri fondi. Noi, come società di gestione del risparmio, abbiamo un fondo che si chiama Investimenti Sostenibili, e era un fondo etico partito 22 anni fa, quindi nella notte dei tempi, veramente in anticipo rispetto alle tendenze che conosciamo oggi, ed è il fondo al centro, Investimenti Sostenibili, che è un fondo ad impatto. Si parlava prima della tracciabilità, della rendicontazione, mi sono iscritto, della misurazione, misurare l'impatto. Questo è veramente il passaggio centrale, perché bisogna avere attenzione all'ambiente, attenzione all'acqua, nello specifico, ma quello che è importante è sapere qual è l'effetto dei nostri investimenti. Quindi in questo fondo, per esempio, noi calcoliamo ad ogni anno, in un report che viene pubblicato, l'effetto che abbiamo avuto con il nostro investimento sulle varie tematiche. Si è parlato a lungo degli obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite, i goal delle Nazioni Unite. Qui abbiamo fatto un esempio e ho messo anche alcune società che centrano alcune di questi obiettivi, e alcuni sono anche legati ovviamente all'acqua. Ci sono società che emettono obbligazioni, in questo caso nel nostro fondo investimenti sostenibili andiamo ad inserire dei titoli che sono green bond, ma comunque investono e aiutano l'azienda che l'ha emesso nel finanziare iniziative proprio che vanno nella direzione che stiamo dicendo, quindi il potenziamento dell'acquedotto in questo caso, e quindi noi andiamo in questo modo, possiamo andare a calcolare, grazie al nostro investimento, quanto litri abbiamo ridotto lo spreco di acqua o la dispersione di acqua di un certo tipo, piuttosto che negli altri casi che abbiamo elencato, quanta CO2 abbiamo risparmiato, quanti tonnellate di rifiuti abbiamo aiutato nel riciclo, di quanti tonnellate di rifiuti abbiamo contribuito. Questo tipo di calcolo è quello che va fatto proprio per rendere il risparmiatore più conscio, più consapevole di aver fatto e di poter calcolare qual è l'impatto positivo del proprio investimento. Quindi questo è veramente l'obiettivo della finanza, secondo noi, nei prossimi anni. Va bene essere attenti a non includere società che inquinano, non includere società che non hanno una buona governance o che non rispettano le minoranze, eccetera, eccetera, ma la parte successiva è invece calcolare in maniera positiva qual è l'impatto che andiamo a generare sull'ecosistema in generale, e poi ovviamente considerando sempre quale sia il ritorno per il nostro investitore, proprio perché è quello che facciamo noi, cioè dare rendimento ai nostri clienti, è il primo obiettivo, però va fatto considerando anche altri elementi, cioè i risultati non finanziari
sono sempre più importanti non solo per le aziende, ma anche per i consumatori barra risparmiatori. Qui ho messo anche altri esempi che sono legati al mondo equity, che noi abbiamo ovviamente mondo azionario è presente nei nostri fondi e sono molto riconoscibili gli ambiti di cui parliamo, per esempio tutto il mondo dell'eolico offshore è sempre più presente negli investimenti che andiamo ad implementare, ma per esempio nella gestione della tutela delle acque ci sono società specializzate che vanno ad ottimizzare l'intero ciclo dell'utilizzo dell'acqua, della purificazione e della distribuzione dell'acqua, e quindi ecco, società magari non tanto conosciute, quindi poi qui mi tocca fare la parte del gestore di fondi, dicendo che comunque è meglio sempre utilizzare strumenti gestiti da gestori professionisti, quindi avete visto tutti quei logo che abbiamo inserito, sono società molto importanti, conosciute, che quindi garantiscono l'attenzione nella creazione di strumenti, ma ecco, è un modo sicuramente più meno rischioso e più attento anche a tutto questo aspetto della valutazione delle aziende, che può essere implementato in maniera più efficiente grazie all'utilizzo di strumenti gestiti da gestori professionali. Grazie. Grazie Mario Romano per il tuo intervento. Io rimarrei da te per farti un paio di domande prima di tornare dagli altri ospiti. Volevo chiederti, ma al di là delle opportunità di rendimento che comunque ci sono, no, dietro questo universo sostenibile, intravedete anche delle opportunità di diversificazione nel collocare questo tipo di strategia all'interno del portafoglio? Allora, in generale nella tematica legata all'acqua, quindi legata agli investimenti diciamo sulla blue economy, ecco come l'abbiamo definita in questi interventi, le opportunità stanno crescendo. Facevo prima l'esempio del cibo, e forse questo è uno dei sì. sottosettori o temi, insomma, preferisco chiamarlo tema, più in crescita. Pensiamo a come veramente sta cambiando il tipo di alimentazione, l'attenzione verso un'alimentazione più sana, stili di vita più sani. Quante volte, quindi non è soltanto il sushi che andiamo a mangiare la sera, ecco, chiariamoci. Vuol dire certificare tutta la filiera produttiva, quindi allevamenti in certe aree del mondo che vengono fatti secondo criteri particolari. Appunto la filiera produttiva deve essere certificata, eccetera, eccetera. Tutto questo porta a un'enorme espansione probabile nei prossimi anni. C'è poi tutto il tema del turismo. C'è una società, adesso facevo riferimento prima, è una società tedesca, la TUI, che crea questi viaggi tenendo appunto, facendo molta attenzione all'aspetto dell'impatto ambientale, ma sempre di più crescerà questa attenzione. Quindi la diversificazione, la possibilità di inserire in portafoglio questo macro tema è sempre più importante, perché stiamo parlando, abbiamo raccontato in questi minuti, di investimenti che vanno dal cibo all'energia, quindi c'è tutto lì in mezzo, e l'attenzione invece all'impatto sull'acqua è veramente il filo conduttore, l'onda, ecco, diciamo così, che più l'onda che collega tutto. E quindi ci sono veramente tantissime possibilità di diversificare facendo appunto nel proprio screening, quindi nella propria capacità di selezione, attenzione a scegliere le società più virtuose. Questo è veramente un ciclo virtuoso che dobbiamo intercettare, non solo noi come investitori, ma lo fanno anche gli investitori privati e risparmiatori. Cioè, è veramente una spirale positiva, no? Perché se noi privilegiamo aziende che più attente a questi investimenti, abbiamo parlato anche dell'energia nelle società tradizionali, no? Se pensiamo a chi estrae petrolio, alcuni di questi stanno investendo in maniera molto forte anche nelle energie rinnovabili e anche nelle energie rinnovabili del mare. Ecco, se noi privilegiassimo quello rispetto ad altro, avremmo già fatto un pezzo del nostro mestiere di, diciamo, risparmiatore, investitore, consumatore. Insomma, faccio un po' di fatica, ma perché siamo tutti insieme e tutto quanto.
Certo, no, no, sicuramente no, perché proprio ascoltandovi i sottosettori sono veramente tanti, cioè rispetto a quelli tipici, no, che noi pensiamo sempre, ma c'è un mondo dietro. Ma ti chiedo quindi, è un mondo in evoluzione, sicuramente è partito con l'acceleratore. Tu prima hai parlato di un... che anche voi, no, dice, state passando dai criteri di esclusione ai criteri di, maggiormente di impact investi, no, per avere un impatto più deciso. Quindi... questi tra i fattori che possono accelerare questo processo in questo tipo di investimento o ci sono altri driver che tu vedi? Ma dunque, l'accelerazione, allora, posto che faccio un passo indietro, secondo me tutto quello che è ESG, che in questi giorni ovviamente è anche un po' l'onore delle cronache, perché spesso si rischia di fare un ESG un po' all'acqua di rose, insomma un po' leggero. Un modaiolo, no? Un po' leggero, ma non è finito. Un po' modaiolo, non voglio usare altre espressioni, né accusare, perché sì. Alcune di queste società fanno, magari anche accusate ultimamente, secondo me ingiustamente, fanno nella propria gamma, seguono la propria gamma criteri rigorosi, ma altri fondi non hanno necessità di essere in questa fase gestiti secondo criteri rigorosi. Cioè noi possiamo, la normativa ci consente di essere più o meno rigorosi, diciamo così. Però quello che è certo è che quelli che noi chiamiamo fondi articolo 8, articolo 9, ecco, la normativa SFDR che ci definisce un po' come devono essere marchiati i fondi, ecco, nell'articolo 8 è un po' più vaga e quindi lascia qualche spazio di moda. Sull'articolo 9 no, cioè sul fatto che il fondo debba avere un certo impatto, di avere un certo obiettivo specifico, ecco, quelli sono sicuramente i fondi che avranno più successo in futuro. Quindi attenzione a questo tipo di investimento. Secondo noi la finanza impatto, o comunque il passare dalla mera esclusione ad una selezione più attenta nella ricerca proprio di chi fa in modo che ci sia un miglioramento di quello che ci circonda, dell'ecosistema, in questo caso dell'acqua. E beh, questa è lì che fa la differenza, che quello che faremo, dobbiamo fare, dobbiamo seguire nei prossimi anni. Quello che dicevo non è così semplice, perché la metrica è un po', non è proprio chiara, non è proprio accessibile, ma insomma questo si sa e quindi è necessario andare a fare un po' di selezione grazie anche all'utilizzo o grazie al consiglio di chi fa per professione questo. Però ecco, secondo me questo dell'impatto poi diventerà un patrimonio anche questo comune, quindi cercheremo più che altro quello. Quindi, come dicevo, c'è questo circolo virtuoso, perché poi le aziende si sentiranno escluse, dovranno correre un po' ad essere anche loro virtuose, quindi cambieranno i loro stili, i loro schemi produttivi, proprio per non essere escluse, da, per esempio, dai benchmark sostenibili, che tra un po' saranno un po' più chiari, o dai fondi più attenti a questa selezione. Grazie, ti ringrazio per aver risposto. Ora io ritornerei a Ian, che ha aperto, diciamo, i nostri lavori, e c'è una cosa che secondo me che è importante, che tu hai detto, che racchiude tanto: tutto quello che si può misurare si può gestire, no? E questa affermazione mi ha colpito, nel senso, e quindi ritorno un po' al fatto che mi sembra di capire che manca proprio uno standard uniforme di benchmark, no, nella reportistica pertinente. Quindi ti chiedo, secondo te quali sono gli elementi sui quali state lavorando per creare questo standard uniforme, e soprattutto alla luce anche di quello che mi sembra all'unisono uscito un po' da tutti, che la blue economy non è solo quello che deriva, cioè non è solamente quello che gira intorno al mare, ma è tutta l'industria che impatta il mare. Quindi che mi sono segnata, Clibari ha parlato, se non erro, di 150 sottosettori e 6 macrosettori, quindi è tanta. Per cui chiedo, Ian, come individuare questi criteri, secondo te quali sono i criteri chiave per creare uno standard uniforme, e ma è possibile creare uno standard che poi vada, funzioni, no? Si adatti a tanti diversi sottosettori? Non ti sentiamo, Ian. Sei muto? Non ti sentiamo? No. Ecco, ora ti sentiamo. Sì. Ok, va bene. Allora, grazie per la domanda.
Anzi, sono due. Allora, sono due. La prima, che è un po' la definizione nostra sul discorso della blue economy. L'economia in sé, noi guardiamo tutti i settori che in qualche maniera hanno un impatto sul mare, no? Perciò non è proprio la pura blue economy che, diciamo, vive dalla sua economia dal mare. Noi andiamo oltre e guardiamo tutte le economie che hanno un impatto, perché è quello che ci interessa quando parliamo di proteggere l'ambiente marino, no? E per quello certi settori escono fuori molto di più, tipo il tessile, che uno, no, dice, il tessile cosa c'entra? C'entra tantissimo, purtroppo, no? E infatti si stanno muovendo tante aziende proprio nel tessile, che proprio si stanno cercando di capire tutta la filiera, tutta la provenienza dei loro prodotti. Parliamo di cotone organico, abbiamo delle eccellenze anche in Italia, tipo Aquafil, che sta facendo il recupero delle reti di pesca per poi lo trasforma in nylon, che poi lo trovi nei vari tessuti, nei negozi di top brand che ormai utilizzano queste cose, proprio per essere, cercando di essere più circolari o più attenti a queste tematiche. È chiaro che è una sfida enorme, perché andiamo, proprio come hai detto tu, su tante industrie diverse, con tante pressioni, con tante caratteristiche diverse, che possono essere pressioni dirette o indirette. Ho un slide che ho piacere di condividere con voi, se riesco. Aspetta, tacchete. Faccio questo, però devo fare share screen prima, forse. Aspetta. Condividi share screen, condividi allora, schermo, dovremo vederla. Andiamo qui, esatto. Allora. Perfetto, la stiamo vedendo. Se si riesce a vedere questo, che vi dà un po' una macro idea dei vari pressioni, che vediamo sulla parte sinistra, sulla colonna sinistra, un po' i vari industries, che chiaramente i colori si possono immaginare che il rosso scuro è quello dove c'è più impatto per questa industria, e qui vediamo un po' i vari settori, no? Parliamo della biodiversità, non-indigenous species, di tutti, diciamo, varie pressioni che abbiamo cercato di individuare, dove c'è il grigio o il bianco vuol dire che proprio per questo settore c'è meno impatto o quasi zero. È chiaro che qui si deve andare in maniera verticale, per industria, cercando di avere noi abbiamo strutturato una prima parte del nostro framework che più o meno è uguale per tutti, nel senso, che culture di sostenibilità hai nella tua azienda, no? Come lo tratti? Numero uno, la prima cosa è: sei consapevole del tuo impatto? Perché se tu non sei consapevole dell'impatto, o anche in maniera concreta, probabilmente non fai nulla, nel senso, no? Questo era anche un po' un risultato della nostra prima ricerca che abbiamo fatto con le aziende, che purtroppo la gran parte non ha ancora l'impatto sul mare. Curve, però partiamo prima dalla consapevolezza. Una volta che uno lo sa, allora può prendere decisioni. Oggi stesso credo che con tutte le informazioni che abbiamo, l'ignoranza è un po' una scelta, magari sembra un po' tosto detto, però se uno vuole informarsi, credo che le informazioni ci sono. E oggi non siamo in una situazione dove tutti parlano di sostenibilità, noi cerchiamo di fornire questi tools. Questo sarà uno, credo, che mi auguro sarà preso in considerazione dalle aziende, perché li aiuta, e soprattutto, come ho detto prima, già anche dagli investitori, perché li aiuta a creare questo benchmark, a creare queste misurazioni. È un lavoro abbastanza grosso, noi cerchiamo di darvi una tempistica, credo che almeno in un anno e mezzo dovremmo avere quasi tutti questi industry sectors dovremmo averli completati. Oggi abbiamo tre, siamo pronti per lanciarlo, ci servono un po' di partner delle industrie per supportare questa nostra mission. Aspetta.
disattivato il video, scusami. Un'ultima cosa, Jan, prima di lasciarti. Prima hai parlato di pressure point, no? Che intorno al vostro rating. Ci vuoi riepilogare quali sono e come possono aiutare le case di investimento nella selezione, la valutazione delle imprese? Mi riferisco sia all'attività di picking, quando fai la selezione, che all'attività poi di monitoraggio. Allora, possiamo lasciare un po' questo slide, credo che spiega abbastanza bene, nel senso, quali sono i vari pressioni. Possono essere anche indiretti, cioè nel senso, noi abbiamo dei pressioni diretti e indiretti, nel senso, se guardiamo proprio bene, prendiamo l'esempio della pesca, o la pressione diretta è chiaramente un po' la pesca, chiamiamolo illegale, pirateria, che purtroppo è molto diffusa ancora, soprattutto anche nel Mediterraneo, che purtroppo, dicendola tutta, il Mediterraneo come mari è purtroppo messo peggio di tutti. E chiaramente la polluzione, contaminazione è uno dei problemi più gravi insieme con la pesca illegale. Perciò avendo il mare chiuso purtroppo non aiuta, perciò anche quello che entra dal Nilo va a finire davanti alle nostre coste, lo vediamo ogni volta quando facciamo anche la vacanza, basta che cambia il vento e trovi poi, no, sulla spiaggia purtroppo quello che il mare restituisce, quello che prima è stato buttato. Qui abbiamo un esempio, per esempio il pH, che è l'acidità del mare, questo è un effetto, una pressione indiretta, perché arriva dal cambio climatico. Tu come industria sì, puoi contribuire nel tuo nel stare attento sulle tue emissioni di CO2, no? Però chiaramente puramente con il settore della pesca non lo puoi più di tanto influenzare, purtroppo a rovescio hanno influenza su tutti noi. Perciò dobbiamo valutare bene sia le pressioni dirette sia quelle pressioni indirette che arrivano dall'industria. Però credo che questo semaforo che vedete anche qui, che è molto sintetico, fa capire su cosa ci siamo concentrato, soprattutto con supporto scientifico, lo ripeto, perché poi chiaramente questo deve essere credibile. Poi, come questo poi viene tradotto per le aziende, lì ci serve anche un po' una mano proprio dall'industria, perché vogliamo creare un tool che viene soprattutto utilizzato poi da loro, nel senso che è utilizzabile, non che poi rimangano delle domande per se stesso che uno non sa rispondere. Grazie Jan per averci spiegato questo, ti ringrazio per l'intervento e per averci fatto capire veramente il lavoro che c'è dietro, quello che state facendo all'interno della fondazione. Ora ritorno a Mario Cribari. Un paio di domande prima di chiudere per Mario. Ti chiederei perché avete scelto di investire risorse per integrare questi fattori nella vostra gamma di strategie di investimento e ritieni che ci siano, che siano più adatte per una certa tipologia di investitori rispetto ad altri? Ma diciamo che oramai la tendenza e l'interesse nei confronti diciamo dell'ESG in senso lato è sempre più forte, quindi quello del, appunto, come dicevo prima, dell'impatto della finanza anche sulla sostenibilità è effettivamente oramai sulla bocca di tutti, quindi è una tendenza, è un trend da cui a cui non ci si può opporre, quindi è vitale in qualche modo avere anche questo tipo di considerazione. Difatti, ad esempio, la blue economy comincia ad essere sempre più ricorrente anche nelle domande che ci vengono poste, soprattutto quando siamo noi attivamente a tastare il terreno su quello che può essere l'interesse verso questo tema. Notiamo che da una parte c'è una certa ignoranza, dall'altra, che è anche una cosa positiva, semplicemente perché ci dice che il tema non è già saturo. Quindi, perché è chiaro che se chiediamo a 100 persone se la tematica della robotica è interessante, 99 ti dicono già sì, ma è chiaramente già qualcosa che viene da anni
diciamo di investimenti in questo senso, quindi è un ambito estremamente interessante perché c'è ancora molta ignoranza, perché mancava fino ad adesso una definizione chiara e anche un sistema chiaro, uniforme, per, sia per l'investitore per poter paragonare prodotti diversi, sia per il gestore, diciamo un sistema di rating uniforme, non contraddittorio, per poter valutare poi le aziende che effettivamente poi entrano in un portafoglio ipotetico. Quindi questo è effettivamente l'aspetto, a mio parere, critico, perché purtroppo oggi abbiamo tantissimi input diversi dal punto di vista dei rating, però abbiamo molta poca uniformità, e quindi questo è un problema, perché non avendo uniformità, chiaramente questo lascia adito anche ad alcune incoerenze, ad alcune zone d'ombra che possono addirittura mettere un po' in cattiva luce o gettare qualche ombra sul fatto che effettivamente si stia analizzando e perseguendo l'obiettivo di analizzare società sulla base di standard reali che funzionano, concreti e uniformi. Quindi sono molto contento del fatto che ci sia questa iniziativa che ci permetterà sicuramente di districarci meglio e ci aiuterà sicuramente nella selezione di quelle che sono società rilevanti, affinché il tema sia puro, perché poi abbiamo avuto esperienza in altri settori, senza fare nomi, ma poi è molto facile lanciare un ETF sul tema che c'ha dentro 600 titoli, che poi alla fine del tema ha solo il titolo, è poco di concreto, e mentre invece l'obiettivo di un gestore serio è quello di far sì che il tema sia e le società selezionate abbiano effettivamente una purezza molto elevata. Per cui, se dico che investo in blue economy, investo veramente in blue economy, in società che sono assolutamente attinenti alla tematica, e questo lo posso fare solo se però ho un sistema di classificazione valido, e quindi il cerchio si chiude con quello che One Ocean sta facendo. Certamente sì, ci vuole un misuratore per identificare le imprese più virtuose, altrimenti manca un tassello. Ma ti chiedo, nella slide che ci hai fatto vedere, hai detto la blue economy si adatta a tutte, fit, no? A tutte le asset class, ma c'è in particolare, a tuo avviso, qualche strategia in cui vedi delle maggiori opportunità per integrare questa metodologia di ulteriore screening? Ma allora, diciamo che correggo una cosa, tu hai parlato di 150 sottosettori, no, sono 15 sottosettori. Ah sì, no, scusami, ecco, perdona. No, perché 150 sono un po' tanti. No, 5 macro temi e 15, sì, hai fatto bene a puntualizzare, poveri noi. No, comunque sia, appunto, 15 sono comunque tanti, e quindi, come dicevo prima, da una parte bene, dall'altra però c'è bisogno di, perché altrimenti diventa l'ETF di turno, c'è bisogno di avere un focus, e l'aspetto interessante è che la blue economy è molto trasversale, e quindi effettivamente può essere adattato a tanti sottotemi, che appunto sono indicati 6 e 15 sottosettori. Però d'altra parte, per tornare anche a quello che dicevo prima, è anche necessario dare un focus, e quindi chiaramente, per far sì che ci sia purezza, chiaramente, e anche affinché ci sia anche un risk management adeguato nella costruzione del portafoglio, sia per investitori istituzionali che per investitori retail, un sistema di rating univoco è certamente uno strumento fondamentale e assolutamente indispensabile per far sì che questo tema così trasversale sia però, permettetemi la parola, giocato in maniera specifica, in maniera efficace,
perché poi alla fine abbia dei risultati, oltre che positivi in termini di rendimento, anche di impatto effettivo. E per tornare alla tua domanda, come è stato ben detto anche diciamo dal relatore che mi ha preceduto, è difficile immaginare questo tipo di tema senza una caratterizzazione di impact investing oppure di engagement. Quindi assolutamente benvenga questo e quindi in questo ambito devo dire che la cosa si fa per un gestore ancora più interessante, perché avere la possibilità non solamente di comprare società ma anche di poter in qualche modo avere un impatto diretto oppure di poter avere un colloquio con queste società per aiutarle a realizzare meglio gli obiettivi, in questo caso la Blue Economy, utilizzando determinati criteri, è assolutamente stimolante dal punto di vista di chi gestisce, sapendo anche che si fa poi del bene e che si aiutano diciamo delle aziende, quindi indirettamente anche in questo caso il sistema marino ad avere degli obiettivi molto nobili. Sì, proprio siamo in chiusura, proprio solo un aggancio. Ne avete un po' parlato tutti dei driver, no, che muovono la Blue Economy, ma secondo te qual è il valore aggiunto che offre questo tipo di approccio per un fondo? Come le sfrutti al meglio le opportunità che ti dà quando sei all'interno della costruzione di un portafoglio? Chiaramente lo scopriremo solo vivendo, nel senso che siamo veramente agli albori e quindi è anche la cosa interessante, molto è ancora da scoprire, però posso dire che le potenzialità, ma lo dico io, ma penso sia evidente da tutti gli interventi che sono stati fatti oggi, sono veramente molto alti, quindi ribadisco estremamente interessante sia dal punto di vista di chi gestisce che dal punto di vista dell'investitore finale. Certo, quindi sì, mi sembra di capire, con questo chiudiamo, quindi come dicevamo emerso da tutti è importante la rilevanza del tema, c'è bisogno trovare uno standard uniforme, bisogna trovare un modo per misurare e identificare efficacemente effettivamente le imprese investite. In questo complimenti a One Ocean Foundation, perché è un lavoro importante quello che sta facendo. Io vi ringrazio perché mi avete dato l'occasione di approfondire in maniera importante questo tema. Lascio la parola, i saluti finali a Michele Porfido e grazie per l'invito. Grazie Roberta, grazie a tutti veramente. Tra l'altro ritroveremo Blue Star e Sella Gestioni, chiaramente con il supporto di Citywire, il prossimo 21 ottobre su un tema altrettanto importante che è la Space Economy, e ringrazio soprattutto Torino Finanze per darci anche questa visibilità. Quindi un ringraziamento particolare a One Ocean per il lavoro che sta facendo, che darà un grande cambiamento in tutto il settore finanziario, industriale e di conseguenza ambientale. Grazie a tutti, arrivederci.